Buongiorno, buongiorno a tutti voi, anche voi staremo insieme anche oggi staremo insieme fino alle 13. Un buongiorno da parte mia. Un buongiorno da parte di Alessandra Della Cabe, ritrovati, buongiorno Ketty. Dunque, partirei con il telespettatore che ci ha chiamato ieri da Gavi, il quale chiedeva le modalità per poter accedere ai buoni spesa. Non so se ve lo ricordate, quel signore con tre figli con partita IVA. Bene, ci siamo informati e poco fa ha chiamato il commissario del prefettizio del comune di Gavi. Come sapete, il comune attualmente commissariato, Maria Clara Callegari, la quale ci ha detto che è stata approvata una delibera di giunta e che il servizio per quanto riguarda, ecco, state vedendo anche la locandina che è stata pubblicata poco fa sul sito del comune di Gavi. Vi dicevo, è stata approvata una delibera di giunta per quanto riguarda i buoni spesi vengono gestiti dal consorzio servizio alla persona di Novi Ligure, la cifra, l'abbreviazione è CSP Novi Ligure, quindi cercatelo voi che abitate a Gavi sull'elenco del telefono, e a loro verranno dirottati i fondi che il comune di Gavi ha ricevuto, che sono pari a 23.000 euro. Quindi anche il comune di Gavi aderisce ai buoni spesa, un decreto che è rimesso un po' alle volontà dei sindaci, e quindi cercate sull'elenco del telefono CSP Novi, consorzio servizio alla persona, e lì vi daranno tutte le istruzioni per poter fare la domanda, altrimenti chi ha internet può andare sul sito del comune di Gavi. Alessandra, adesso io invece verrei al bollettino per il Piemonte, perché da ieri sera c'è una novità, non sappiamo se anche oggi verrà mantenuta. Comunque sia, ieri sera l'unità di crisi della regione Piemonte, oltre al consueto bollettino con tutte le cifre, ha anche diramato una schermata per meglio capire com'è l'andamento in Piemonte. Tutto questo ovviamente va un po' a cascata, no, Alessandra, delle polemiche che ci sono per quanto riguarda il Piemonte e il numero di positività che, a differenza, e anche dei decessi che, a differenza dei dati nazionali, sono purtroppo ancora in crescita. Sì, Ketty, tu l'hai detto e l'hai già ben spiegato appunto in anticipazione di schermata, lo vediamo insieme. Il totale dei casi positivi, questi 13.434, che ovviamente vengono poi rapportati al totale complessivo, quei 46.927, e ai casi negativi. Ma qual era la querela? Era il fatto proprio di avere una regione Piemonte in scia alle altre, alla fotografia nazionale, con numeri ancora molto elevati, e ci viene da aggiungere, pensando sempre poi alla distribuzione per province, che la stessa provincia d'Alessandria, fortemente toccata dai casi di contagio e dai casi positivi e purtroppo anche dai decessi, era stata un po', era rimasta la Cenerentola, ecco, mettiamo così. Infatti, a livello, certo, nazionale, vero. E quindi non se n'era parlato. È giusto quindi dare informazione a tutto campo, e qui appunto ora ce l'abbiamo. Ecco, per quanto, se possiamo rimettere la schermata, vi volevo precisare che per quanto riguarda, vedete, totale test processati, quella cifra si riferisce ai test effettuati, compresi quelli ripetuti sulla stessa persona, ad esempio per accertare la guarigione virologica, e quelli processati ma ancora in fase di refertazione. Per il totale casi negativi invece si intende le singole persone con una diagnosi negativa. Totale casi positivi, le singole persone con una diagnosi positiva. Ecco, questo è per spiegare un po'. Come vedete, comunque sia, numeri ancora alti per quanto riguarda i contagi: 13.436 le persone risultate contagiate, e i decessi ieri se ne sono registrati altri 65. E per quanto riguarda invece i pazienti guariti, che poi sono quelli che attualmente si deve fare riferimento per così togliere il lockdown, le chiusure, sono 613 pazienti guariti e 752 in via di guarigione. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno. Senta, io volevo solo un'informazione. Io abito qui a San Michele, no?
Sì, Alessandria, madre, quindi, dica. Sì, Alessandria comunque. Sì. Io ho la madre che ha la casa di riposo di Quarniento, è un altro comune. Siccome lei ha la finestra combinazione che dà sulla strada, è al primo piano, a me, come a lei, farebbe piacere io andare io fuori dalla strada, mascherina e tutto, mi faccio chiamo lì, poi gli passeranno un telefono per poterla vedere così, no? Almeno una volta, è da un po' che non ci si vede. Ma siccome io ho provato a chiedere ai carabinieri in Alessandria, ai carabinieri Solero, ho sentito ognuno mi dice una maniera, uno dice sì, potrebbe farlo, l'altro no. Non so a chi rivolgermi per avere, cioè, al limite cosa scrivere su questo famoso foglio. Senta, ma lei ha parlato con qualcuno del personale della casa di riposo? No, quello no. Mi guardi negli occhi, mi vede? Mi vede? Pronto? Mi sta guardando negli occhi? Ah no, aspetti. Mi guardi negli occhi? Aspetti. Sì. Mi sta guardando? Io non sto facendo niente, eh? Parli con qualcuno del parli con qualcuno del personale della casa di riposo. Ok. Arrivederci. Va bene. Arrivederci, buongiorno. Sì, colleghiamo la questione casa di riposo, allora la situazione dell'RSA che sono sotto controllo, ci viene detto, pur trattandosi di strutture per il 95% private, dotate di un proprio direttore sanitario. Stiamo facendo tutti i tamponi necessari e predisponendo tramite la Regione protocolli ad hoc. Questo lo ha dichiarato il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, annunciando la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla riorganizzazione operativa del sistema sanitario e socioassistenziale, sia per la fase critica e post-critica Covid-19 che per quelle successive, che opererà in stretto contatto con gli assessori competenti. Ancora detto, il comparto piemontese delle RSA consta di 700 strutture operanti, di 30.000 degenti e di circa 20.000 occupati, e in relazione al Covid di questi giorni è emersa proprio una lettura delle cifre non corrispondente alla realtà dei fatti, appunto le questioni legate ai famosi tamponi, insomma, che non sono stati effettuati ma che poi sono stati resi obbligatori su tutte le strutture di cui abbiamo detto. Io lascio sicuramente tra poco la parola a Ketty e ai nostri telespettatori se vorranno telefonare, però vi vorrei aggiornare con una notizia purtroppo di cronaca dell'ultima ora. È finita bene, però dobbiamo registrarla perché leggo insieme a voi: un ponte è crollato ad Aulla in provincia di Massa Carrara sulla strada provinciale 70. Il ponte si trova in località Albiano, collega la provinciale 70 con la 62, è al confine fra Liguria e Toscana, in località Albiano Magra, e appunto questo viadotto di collegamento, lo vedete dalle prime informazioni, risulta che due veicoli in transito siano rimasti coinvolti dal crollo. Si tratta di due furgoni precipitati sul letto del fiume e c'è un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale in seguito a questo crollo, e invece l'altro conducente, sempre di un furgone, è miracolosamente rimasto illeso. Vorrei anche ricordare che questo ponte era salito agli onori della cronaca lo scorso 3 novembre durante la forte ondata di maltempo che aveva investito parte della Lunigiana anche, e appunto era stato tenuto sotto controllo perché aveva già dato criticità in un punto a causa di un evidente dissesto. Allora, io tornerei nuovamente a parlare, e non solo, ma delle case di riposo. Vediamo se abbiamo pronto il collegamento con il prefetto di Alessandria, Iginio Litta. Ancora un attimo, va bene. Allora, aspettiamo per il... Allora, la telefonica. Allora, magari se vogliamo stemperare un poco comunque la non bella notizia, anche se fortunatamente non ci sono vittime, vogliamo ricordare... Anzi, ricordiamolo con lo spirito che è dovuto, la Chiesa si prepara alla Santa Pasqua celebrando i riti, come è noto, in edifici sacri che per decreto non possono essere accessibili, insomma, ai fedeli durante le celebrazioni religiose, e oggi
Katy Hale, Mercoledì delle Ceneri. Restando allora in ambito religioso, ma rivolgendosi anche ai laici, registriamo che questa mattina alle 9 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Valenza, il parroco Don Giuseppe Bodrati ha tenuto il rito del rinnovo del voto contro la peste. Era presente il sindaco della città, Gianluca Barbero, poche altre autorità autorizzate, come vedete dalle immagini che abbiamo reperito dalla pagina Facebook Chiese in Rete Valenza, che unisce tra l'altro tutte le parrocchie valenzane rigorosamente distanziati, un voto che abbiamo detto è stato rinnovato e che è già stato effettuato anche in altre comunità, questa mattina anche a Valenza. Ecco, tra l'altro, rimanendo proprio in tema, domani avremo in collegamento da Roma il cardinale Giuseppe Versaldi, che era stato vescovo di Alessandria, ha accettato molto volentieri di partecipare nel corso del nostro spazio informativo, per cui se vi fa piacere si rivolgerà ovviamente ai fedeli di tutto il Piemonte e di tutta la Liguria per essere vicino a tutti noi in questo momento così difficile, in un periodo così sacro per la nostra chiesa. Vediamo se abbiamo il prefetto. Non risponde. Va bene, allora noi andiamo avanti, lo teniamo qua tra le cose ancora da fare. Impegnato giustamente su più fronti, Katy, certo. Perché abbiamo avuto l'opportunità e quindi ringraziamo chiaramente insomma che te ne sei direttamente interessata, ma anche gli uffici della prefettura alessandrina, certo, perché abbiamo certo questa continuità settimanale. Beh, se vogliamo parlare ancora di Pasqua, allora possiamo dire che nella vicina Liguria, per esempio, in vista delle festività ci sarà un dispiegamento straordinario delle forze dell'ordine per bloccare gli arrivi da extra regione di chi sconsideratamente, ecco, volesse aprire la sua seconda casa. È una cosa vietata per legge e gravemente sanzionata, e lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza coronavirus, ovviamente dopo aver fatto un vertice con i prefetti e i sindaci dei comuni capoluogo della Liguria. Ha detto ancora che è stato predisposto un piano di controlli straordinari per Pasqua, cui oltre alla polizia parteciperanno appunto i sindaci e la protezione civile per evitare ogni tentazione. Toti ha poi annunciato la partenza a tappeto dei test sierologici nell'RSA Liguri. Entro l'11 aprile ne effettueremo, ha detto, 12.000, entro la metà tutte le 20.000 persone fra ospiti e personale sanitario delle RSA sarà testato. Ecco, tra l'altro io mi sono dimenticata e mi scuso di dirvi che i nostri telefoni sono aperti, 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono, e mi sono anche dimenticata di dire a quel signore che ha chiamato ieri di Gavi e che ci ha detto essere in difficoltà che ci hanno telefonato due nostri telespettatori che vorrebbero nei limiti del possibile aiutarla, per cui magari se ci vuole richiamare ovviamente in forma privata ci possiamo mettere d'accordo. E allora saluto il prefetto di Alessandria. Buongiorno a tutti. Buongiorno signor prefetto, e grazie anche questa settimana di essere con noi. Allora, signor prefetto, stavamo parlando prima della situazione delle case di riposo. Io so che avete istituito un gruppo di lavoro, so anche che vi siete incontrati recentemente, volevo sapere di che cosa avete parlato e cosa avete deciso. Allora, prima di tutto il gruppo di lavoro che siete istituito dalla regione e prevede che il presidente della provincia, d'intesa col prefetto, crei una cabina di regia dove ci sono i vari attori interessati per l'RSA. Data la grave situazione in cui versa alcune, abbiamo ritenuto prima di riunione, e abbiamo già fatto venerdì la prima riunione con l'assessore regionale e con ovviamente la provincia, prefettura e ASL. Successivamente, ieri sera, abbiamo fatto una riunione con 20 sindaci dei comuni dove ci sono le case di riposo che hanno delle problematiche maggiori in base a quello che ha dichiarato l'ASL. Ieri abbiamo convocato i sindaci perché è importante, essendo sul territorio, le problematiche, le esigenze hanno rapporto diretto con le case di riposo.
cosa si è prima l'ASL ha comunicato che già dalla settimana precedente aveva iniziato a fare le visite e i tamponi, diciamo, alle persone ospiti che ai dipendenti, ma ieri si è deciso che ci sia comunicazione di questa attività dell'AS ai sindaci dei comuni, perché spesso i sindaci non sono a conoscenza di cosa succede all'interno rapporto case di riposo sindaci AS, in modo tale che ci sia un coordinamento tra di loro e avere notizie precise di quello che succede nelle case di riposo, ma soprattutto dire ai sindaci quando l'AS fa l'attività di intervento per i tamponi. Certo. E soprattutto verificare l'urgenza di fare i tamponi in quella casa di riposo. Questo è stato deciso ieri. Quindi maggiore collaborazione tra comuni e AS per dare notizie e segnalare quando l'AS si recherà nel comune per fare le visite, fare i tamponi agli ospiti e ai dipendenti e segnalare poi l'esito dei tamponi. Certo. Questo ieri. Si è fatto con 20 sindaci, poi questo per quanto riguarda, poi vedremo, la informeremo poi delle altre riunioni e che succederà. Si è parlato anche di materiale mettere a disposizione, mascherine ed altro, sia per quanto riguarda il personale che ovviamente per gli ospiti, e questo si sta interessando la nostra provincia. Ok, signor prefetto, per quanto riguarda... questa settimana, a parte questa riunione, noi se è sufficiente possiamo anche vedere un momentino la situazione dei controlli che sono aumentati molto. Questo le volevo chiedere, visto e considerato che nel resto d'Italia sono state denunciate 10.000 persone, volevo sapere invece in provincia di Alessandria... adesso le dico i dati. In provincia di Alessandria come ci stiamo comportando? Allora, come forze dell'ordine, coadiuvati dalle polizie locali, che ringrazio tutti, questa avevamo già detto di intensificare i controlli, perché siamo già nella settimana di Pasqua, e con questo tolgo l'occasione per dire di non muoversi da casa, di non andare ovviamente nelle case ovviamente di mare o di collina, di stare a casa, di non andare via, anche perché i controlli sono aumentati. Le dico solo questo, che l'altra settimana le ho dato i controlli su 6.800 persone controllate. Questa settimana, cioè cominciata per noi la settimana di Pasqua, sono 8.570 le persone controllate. Le sanzioni sono abbastanza forti, 485 sanzioni, che sono parecchie, in base agli 8.400 sanzionati sono abbastanza. Certo. Le attività controllate dei negozi o esercizi sono 3.800. Qui ci sono stati 3 sanzioni e 5 chiusure di locali. Questo per quanto riguarda i controlli, quindi c'è un aumento, ripeto, di circa 1.500 persone controllate, ma le sanzioni sono aumentate a 485. L'altra settimana era 300. C'è un aumento anche in base ai controlli, quindi abbastanza sanzioni. Quindi perciò invito a stare a casa. Certo. Ma poi c'è anche un altro aspetto dei controlli. Ci sono i controlli nelle aziende, perché noi abbiamo, lei lo sa, sono aperte quelle previste dal decreto del governo, e poi ci sono quelli che della filiera che hanno comunicato alle prefetture, e con questo le voglio dire che sono 740 le aziende che hanno chiesto di lavorare, tenuto conto della filiera, cioè che lavorano per altre aziende, però abbiamo intensificato i controlli non solo per vedere se queste aziende sono attivate e si attivano per aziende principali, cioè rientro nella filiera, ma soprattutto anche per il controllo della sicurezza del luogo di lavoro, certo, vedere se hanno rispetto le norme di sicurezza. In tal caso, oltre alle forze dell'ordine che faranno questi controlli, abbiamo lo Spresa che sta collaborando per vedere anche la sicurezza, perché è una delle condizioni
e che ci sia luogo di lavoro anche per i lavoratori tutti. Certo. Ecco, su questo ne ho parlato con i sindacati. Grazie signor prefetto. Le allora auguri... ci sentiremo quando vuole, va bene, grazie. Mercoledì prossimo se va c'è. Bene, va bene, grazie. Intanto grazie buona Pasqua signor prefetto. Anche a lei e a tutti i spettatori. Grazie, buongiorno, buongiorno. Ci fermiamo 30 secondi. Saragel e Lumini Gourmet insieme per portarti a casa la spesa. Puoi ordinare tutto quello che ti serve: acqua, pasta, carne, formaggi, selvaggina, vino, frutta secca, surgelati di alta qualità e tutto quello che ti occorre per la pulizia e l'igiene casa. Il servizio è attivo in tutto il Piemonte e la Liguria. Puoi chiamare dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 il numero 0143 89 68 91. Saragel e Lumini Gourmet. Tutta la spesa che ti serve. 0143 89 68 91. Bene, noi riprendiamo con un'altra diretta. Adesso abbiamo via Skype una collega che vedo, che piacere vederla, Antonella Mariotti, giornalista della Stampa. Ciao Antonella. Ciao Ketty, un piacere grande anche per me vederti. Allora, Antonella Mariotti è una grande penna della Stampa, è costretta a casa oramai insomma da qualche settimana perché purtroppo ha contratto il Covid-19. Sappiamo che ieri hai fatto il tampone, ti vediamo sorridente, sì. Speriamo che sia andata bene. Ma guarda, sì, lo spero molto anch'io, anche se, come ho scritto in un breve diario sul web, il problema è che mi ha detto l'infermiere che ci sono molti, alcuni per esempio di quelli che sono asintomatici, che un mese sono ancora positivi. Quindi il timore di non essersene liberati è ancora grande. Allora Antonella, purtroppo, raccontaci la tua esperienza da quando hai saputo di essere positiva al Covid e soprattutto se ci puoi anche raccontare quali sono i sintomi, come si sviluppa la malattia. Guarda, la malattia, allora, da quello che mi hanno spiegato, perché poi ovviamente stando a casa e facendo il mestiere che facciamo, come sai siamo curiose di natura, quindi, è ovvio. Ecco, io ho avuto febbre molto alta, perché sui 39,5-40 per 8 giorni, e quello di solito è sintomo di un'infezione polmonare, però io non avevo, almeno a me sembrava di non avere difficoltà respiratorie, non avevo tosse, avevo solo questa gran febbre che la tachipirina non riusciva a controllare, e sono andata avanti così per tanti giorni, soprattutto di notte. E i sintomi, diciamo, al di là del respiro, sono dolori fortissimi ovunque, fa male tutto, un'emicrania fortissima, costante, continua, e poi vabbè, nausea, non si ha voglia di mangiare, e questo è un bene per alcuni di noi, ma poi passa, non si ha voglia di mangiare, e poi sì, questa febbre che veramente è una roba tremenda, cioè è una cosa che è incredibile, perché di notte poi sembra che ti mettano veramente sulla brace, ecco, è una sensazione molto brutta. Ecco, tra l'altro, no? Cioè, noi che siamo abituate a una vita frenetica, non ci fermiamo mai, ma come ovviamente tanti altri che fanno mille professioni, trovarsi da un giorno all'altro chiusi in casa con una malattia che può svilupparsi in una maniera molto negativa, cosa psicologicamente, che cosa hai provato, che cosa hai vissuto? Ma ti dico solo questo, che io di solito sono considerata una un po' dura, no? Anche sono figlia unica, ma con mia madre e anche purtroppo col mio povero papà che è mancato tanti anni fa, sono sempre stata abituata a cavarmela. C'è stato un momento in cui chiedevo la mamma, cioè, mi sarebbe piaciuto la mamma, ma capivo che in quel momento lì non potevo avere vicino nessuno. Ho avuto delle persone che mi hanno aiutato, che sono state stupende, la mia vicina di casa Giorgia Robotti, la mia amica Rosa Monteleone, che continua a nominare perché sono state veramente splendide, e perché voglio che si sappia che esistono. Certo, è giusto, così. È giusto.
Ecco, però è chiaro che tu in quei momenti il problema è la notte, e il problema è la notte e il problema è la solitudine, perché poi tu sei terrorizzato perché dici: ma se io, per esempio, con Giorgia che mi portava da mangiare, le facevo lasciare i piatti sulla ringhiera o sul portavaso e poi gli dicevo vai via perché sennò non mi avvicino. E lei diceva: ma non esagerare. No, volevo esagerare, quindi dico: tu devi andare via, poi io quando tu sei andata via prendo il piatto. Quindi, cioè, poi ci sono anche tutte queste cose un po' da organizzarsi, certo. No? Perché cambia completamente il modo di come ti gestisci gli altri e quindi certo. Anche di chi ti porta la spesa a casa, insomma tutte queste cose, no? Allontani sempre tutti, no? State lontani, insomma è una cosa che senti molto responsabile nei confronti degli altri. Degli altri. Quindi insomma è una cosa pesante da questo punto di vista. Poi cominci a pensare: ma io quando l'ho preso, poi dove sono andata? Allora ti fai tutto il percorso per cercare di capire se in quei giorni in cui non sapevi di essere contagiosa avevi magari incontrato qualcuno e potevi essere che te l'avesse potuto attaccare. Antonella, no, e anche sì. Ciao, sono Alessandra, ciao, della CAI in studio, ciao. Con il mio direttore Katy Porceddu. Insomma, bello vederti sorridente e vederti comunque raccontare con la tua solita forza, sì, la tua esperienza. Tu l'hai sottolineato poco fa, hai citato alcune delle persone che ti sono state vicine, sì. Immagino anche, l'ho letto sui tuoi commenti social, il tuo medico di famiglia, e mi è piaciuta, sì, molto la sfumatura, sì, che hai dedicato anche a chi si occupa degli animali di casa. Tu hai Asia al tuo fianco e anche, sì, gestire comunque un animale, avere qualcuno che se ne possa prendere cura quando tu non stai bene, insomma, direi che anche questo, sì, è un grande gesto da ricordare. Sì, sì, sì. Allora, io ho Aldo, che è anche mio compagno di scuola del liceo e il mio medico, Aldo Alpa, è stato grandissimo, perché io gli ho detto che non volevo essere ricoverata. C'è stato un giorno, il 20 marzo, in cui era veramente problematico. E questa febbre non scendeva e io stavo male. Lui mi ha detto: a questo punto bisogna andare in ospedale. Io gli ho detto: guarda, no, perché ho Asia, che non sapevo chi lasciare, e ho mia mamma, che non sapeva niente fino a quel punto, alla quale avevo nascosto tutto. Quindi come faccio? Allora lui ha iniziato, come ho scritto, la terapia casalinga, che poi è quella che adesso si usa in tutta la città e anche in altri posti. Asia ha avuto Rosa, che è la sua, quale io praticamente la sparavo fuori come un missile, nel senso che Rosa... La sua mamma putativa, Asia, una cucciolona di casa, ecco. Sì, sì, e ormai Asia verso le 3 del pomeriggio si piazza davanti alla porta di casa, perché sa che dopo un po' arriva Rosa, quindi lei sta lì seduta e non si muove, e poi io apro la porta, lei si fionda fuori dal cancello. Ovviamente anche lì abbiamo tutta una procedura, io sono sempre guantata, con la mascherina, pulisco il guinzaglio di Asia e il collare con la mucchina. Ho la mucchina dappertutto, avevo un disinfettante per fortuna, non so perché, in un supermercato un po' di tempo prima, e che macchia dappertutto perché è come la candeggina, però chi se ne frega, insomma, ecco, io, certo, spargo mucchina ovunque. Antonella, dobbiamo salutarti, dimmi, perché siamo in chiusura di telegiornale. Ovviamente un abbraccio fortissimo da parte di tutti noi, in bocca al lupo, e aspettiamo nuovamente, grazie, il tuo graffio sulla carta. Buona convalescenza, a presto. Grazie ragazzi. Grazie, allora noi adesso facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo subito dopo, sempre con la sottoscritta e con Alessandra Della Ca.